Bene, amici di Tennis Stars, ci siamo anche oggi, ore 18.02. Oggi siamo un pelo in ritardo, ma fino a 10 minuti prima che cominci la trasmissione, non avevo internet. Quindi immaginate, no, c'è la soluzione, ce l'avevo, anzi, ce ne ho due di alternative, perché bisogna crearsi sempre delle alternative. Però c'è stato quell'attimo di, perché adesso sono con il wifi di casa, è più stabile. Altrimenti avevo due schede, diciamo 4G nel caso che, però all'improvviso è andato tutto bene, anzi tutto bene quel che finisce bene. Allora, oggi ci spostiamo di nuovo negli enti di promozione sportiva e proprio con l'ospite che vedete, come dico sempre, alla mia destra, sinistra, sotto, sopra, a seconda di cosa state usando, se computer, cellulare, iPad, eccetera, eccetera. Ci spostiamo sugli enti di federazione sportiva. E abbiamo ospite, lo presento subito così poi vi do anche il link da condividere, Luca Viglione, che è responsabile nazionale della sezione tennis dell'Endas. Ciao Luca. Ciao Riccardo, buonasera a te. Ciao, allora, prima di cominciare, innanzitutto do la possibilità ancora, perché ci sono ancora delle persone che stanno entrando nella piattaforma, quindi diamo un po' di tempo e nel frattempo io, come sempre, condivido il link della puntata odierna. Perché magari c'è qualcuno che ha visto Luca e ha detto: Ah, c'è Luca, aspetta che dico al mio amico che venga a vedere. Ah, si parla di enti di promozione sportiva, aspetta che avviso quello lì. Quindi vi metto il link sotto, condividetelo e invitate almeno una persona che ritenete sia interessata a questa cosa qui. Perché parleremo anche di sociale, visto che ho letto, non lo sapevo, che Luca ha fatto una bella cosa nelle carceri e ci racconterà un po' quell'esperienza e magari come si può provarla, magari voi che state ascoltando, a portarla da qualche altra parte, perché no? Allora, ovviamente ho questo, vi ricordo, questa volta solamente vi metto il link di Tennis for Africa, che è l'associazione che supporto con questo progetto. Tennis for Africa lavora per i bambini in Africa, raccoglie materiale usato. Sto aspettando ancora Fabrizio, vediamo se c'è. Se sta guardando, che magari glielo chiedo direttamente, no, non c'è, che mi dia l'indirizzo esatto di Roma dove spedire la merce, perché anche perché adesso la situazione è un po' particolare, anche con le consegne, quindi mi ha detto aspetta un attimo che ti do un indirizzo, tra virgolette, sicuro, altrimenti insomma non c'è fretta, comunque penso che siamo tutti, anzi penso sicuramente siamo tutti fermi, quindi anche se aspettiamo, non è un problema. Tennis for Africa ve lo metto qua sotto, così andate a vedere sul sito internet cos'è questa Onlus che fa un grandissimo lavoro e che io aiuterò con i ricavi in parte del libro che farò, che si chiamerà Zero Quarantena. E qua adesso vi dico una cosa: stavo pensando che, visto che ormai praticamente è ogni giorno e sono vicino alla, aspetta, così Luca ti dico anche quanto sei. 40, 39, 38, 36, 37, 5, 34, 32, 39, 30. Sei la 29ª puntata. Bene. Ne faccio ancora 11 fino a 40 ogni giorno, perché è proprio una cosa che mi sono messo in testa, questa cosa di qua, questa cosa di fare ogni giorno, anche per creare, diciamo, una routine. E sto facendo non solo questo ogni giorno, ma anche delle altre cose in casa. Per creare delle routine anche a livello fisico alimentare. Quindi ho sfruttato questo periodo e spero l'abbiate fatto anche voi per creare qualcosa di nuovo, studiare libri, guardare dei videocorsi, informarvi, leggervi. Spero che non vi siate soffermati solamente a Netflix e a fare grigliate in poggiolio. Spero che vi siete migliorati in questo periodo, che speriamo che duri fino al 4 maggio, anche se dobbiamo essere pronti a fare qualcosa di meglio. So che qua vicino a me, io sono di Trieste, in Austria, mi sembra che da lunedì riaprono la possibilità di giocare a tennis ai professionisti e il golf. Mi sembra tennis e golf. Sembra di aver letto, così, quindi pian piano, secondo me ci arriveremo. Bisogna essere pronti, però, perché sicuramente non sarà come prima, cambierà qualcosa. L'altro giorno, e Luca, non so se l'hai letto anche tu, e te lo chiedo: ho letto un articolo dove dicevano, non mi ricordo di che torneo di tennis, che erano intenzionati a vendere i biglietti solamente se davi la controprova cioè sei esente da virus, quindi ti vendono il biglietto, ma devi dare un certificato che o hai fatto delle analisi o io aggiungo e la vedo magari in maniera
non pessimistica, ma in un'altra maniera, o aggiungo, ti sei fatto un vaccino quando uscirà il vaccino. Ok? Qualcuno era un po' più avanti di noi, insomma. Ecco, ok. Allora, Luca, come sempre, io parto da... io non ti conosco, non so chi sei, dimmi da dove arrivi, cosa fai, com'è stata la tua formazione, hai giocato a tennis, dove sei andato, cosa hai fatto, raccontaci un po' qual è stato il tuo percorso fino ad arrivare, ovviamente prenditi il tempo necessario, io sparirò con la telecamera, fino ad arrivare ai primi approcci. Con gli enti di formazione sportiva che non è detto che siano Endas, magari quello ci sei arrivato dopo, magari anche con altri enti di formazione sportiva e poi sei arrivato all'Endas. Vai! Allora, io nasco a Napoli nel 74, quindi un bel po' di anni fa, e ho incominciato a giocare a tennis come tutti, ma molto tardi, verso i 10 anni, perché i miei gestivano una palestra e io facevo già altre attività sportive all'interno di questa polisportiva. Mi mancava questo tennis. Grazie a mio nonno mi iscrivo in una scuola tennis. L'apprendimento al gioco è molto veloce, quindi brucio velocemente alcune tappe di scuola, passando subito alla fase preagonistica agonistica, e il mio percorso sale velocemente in seconda categoria. A 16 anni già giocavo in seconda categoria. Però mi trovo a scontrarmi con una realtà che è quella che attualmente si scontrano tutti i giocatori, è una realtà economica dove il tennis ha grosse barriere per far sì che l'attività sportiva possa essere portata avanti a livello internazionale a 360 gradi. Allora, cosa faccio? Riduco l'attività internazionale e mi stabilizzo di più l'attività nazionale perché è più redditizia sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista anche di gratificazione e di autostima. A un certo punto, mentre molti miei coetanei fanno una scelta netta, della carriera, agonistica, quindi decidono di smettere l'attività scolastica, io proseguo e mi iscrivo all'ISEF. Mi iscrivo all'ISEF giocando comunque a tempo pieno, full time, quindi mattina e pomeriggio, senza niente, lasciarlo al caso. Mi iscrivo all'ISEF e come tutti gli studenti universitari cerco un lavoretto. Cerco un lavoretto, un ente di promozione sportiva che all'epoca era la WISP, non trovava insegnanti da inserire all'interno delle carceri. Sto parlando di 25 anni fa. Quindi pur di fare un lavoretto inerente alla passione che era quella del tennis, mi propongo e mi inserisco in un progetto col Ministero della Pubblica Istruzione, sia della pubblica istruzione che di Grazia e Giustizia, mi inserisco in questo progetto per il recupero dei detenuti in età compresa tra i 14 e i 21 anni all'interno dell'istituto penale minorile di Nistica, che è un'isoletta del Golfo di Napoli, decantata anche da Bennato in alcune sue canzoni e nel Golfo di Bagnoli, quindi di Pozzuoli. Mi rendo disponibile a questo progetto, subentro a quello che era la lotta, la box e il calcio su un campo praticamente inesistente, con la rete di pallavolo abbassata a 80 centimetri, creiamo un campetto da mini tennis. Creiamo un campetto da mini tennis. A quel periodo alcuni detenuti erano molto più grandi di me, perché io facevo l'ISEF, quindi avevo 20 anni, qualcuno ne aveva anche 21, 22, scontava la pena prima di passare poi al carcere, quello per la maggiore età. Dopodiché, a un certo punto, sempre questo ente di promozione fa un percorso di 12 tappe nazionali che viene chiamato tennis in piazza. Tennis in piazza viene fatto in tutte le piazze italiane, quindi dal nord fino al sud, quindi da Milano fino a Palermo, e si ferma anche a Napoli. A Napoli
durante il Challenger e responsabile allora della WISP era Alberto Castellani, che tu hai già intervistato nelle puntate precedenti, e gli propongo di venire con me a Nisida. Con me a Nisida, lui, che è sempre pieno di entusiasmo e sempre un grosso motivatore e trascinatore, porta con sé non solo borsa e racchetta, ma porta con sé Massimo Cerro, allora campione italiano assoluto di singolo e doppio, porta con sé Adrian Voinea, che ha fatto quarti a Roland Garros, porta Hisham Marazzi e altri due o tre giocatori che seguiva lui anche durante il Challenger. Non mi ricordo se c'era con noi anche Diego Narciso, adesso sono passati troppi anni, però mi ricordo che c'era una bella compagine di giocatori. Da lì in poi con Alberto abbiamo proseguito questo rapporto con il carcere e abbiamo fatto sì che un loro detenuto uscisse al di fuori della struttura carceraria e si allenasse sui campi di un circolo, di un tennis club vicino a Nisida. Il progetto era portarlo in classifica. Allora non c'erano le classifiche quarta, terza, seconda e prima, ma c'erano C3, C4, C2, C1 per chi ricorda. Comunque questo ex detenuto, dico ex perché in questo momento non c'è più, è passato da NC, che era la classifica all'epoca, a C4, facendo un percorso al di fuori del carcere di 2 volte a settimana, ovviamente con i dovuti controlli della polizia penitenziaria e del progetto tutto articolato da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. Certo. Aspettate, fermo un attimo, Luca, dopo prosegui. Ti richiedo un attimino il nome dell'isolotto, che così me lo segno. L'isola dove ancora c'è il carcere minorile è Nisida. Nisida, Nisida. ok. Ah, esiste ancora il carcere minorile, cioè. Sì. Però ha diverse forme adesso, non è più solo un centro di prima accoglienza. Ah, ok. Poi hai detto, io sono nato tanti anni fa, nel 74, piano con le parole perché io sono del 76, quindi mi raccomando, come usiamo tanto tempo fa. Quindi siamo ancora assolutamente giovani. Ok, quindi diciamo che il primo approccio che hai avuto con gli enti di promozione sportiva è stata con la WISP, che ti ha portato a fare questo progetto qua. La domanda che ti faccio io è, rimanendo prima di andare avanti, diciamo, col tuo percorso. Come è stato accolto all'interno di un carcere dove, come hai detto tu, c'era il calcio e la boxe, nel senso sono gli sport che, tra virgolette, sono anche più facili da fare, no? Dai una paglia e trovi un sacco, per esempio. Ma lo vediamo anche nei film, anche se rimangono sempre dei film, no? Che o si picchiano oppure giocano o corrono dietro una paglia, no? Nei carceri. Com'è stato l'approccio di questi detenuti a uno sport, insomma, un po', chiamiamolo, d'élite, nel senso, no? Come era visto una volta. Beh, io ti ricordo che comunque questi ragazzi o questi quasi adolescenti ormai, perché erano sopra i 16 anni quasi tutti, hanno delle capacità motorie che sono eccezionali, cioè non hanno niente a che vedere con i ragazzi che purtroppo arrivano alle nostre scuole di tennis in questo momento, dove hanno altre abilità che non sono quelle motorie. E quindi l'approccio dal calcio al tennis è stato molto veloce perché l'apprendimento arrivava così in fretta perché le loro doti superavano quelle che erano le difficoltà tecniche, quindi compensavano con la motricità alle difficoltà che potevano essere quelle del dritto e del rovescio. Quindi una grossa fisicità all'interno di questo rettangolo di gioco ricavato da un campetto di basket volley ormai in disuso. Bella questa cosa che hai detto, perché cioè, sul fatto delle capacità motorie molto più sviluppate rispetto ai ragazzini adesso, no? Ma all'interno, quello che ti chiedo, facevi anche delle partite, dei tornei, cioè c'era gara, c'era agonismo e poi si picchiavano? C'è sempre la competizione e i gruppi erano dei piccoli sottogruppi da 8.
le 2 ore diarie erano dalle 5 alle 7, quindi dalle 17 alle 19. Diciamo che la prima mezz'ora si faceva una parte tecnica che a loro non interessava molto, a loro interessava competere e anche mettere in palio un pezzo di cioccolata oppure un pacchetto di sigarette, allora era già un premio molto ambito, come se fosse un grande slam. Quindi nell'altra ora e mezza si giocava un torneo a 8 e il vincitore portava in cella, non a casa, in cella il premio ambito del pomeriggio. E la competizione ovviamente scatenava non solo la motivazione, ma scatenava soprattutto l'apprendimento. Ah, esatto, competizione, apprendimento, bella questa competizione, apprendimento. Senti, ma aspetta perché volevo chiederti ancora una cosa riguardo a questa cosa qua che hai detto. Aspetta che me la sono segnata. Ah no, volevo tornare. Ah no, ecco cosa volevo dirti. Me la sono segnata, mi sono fatto tutto un asterisco. Stavi per dire guaglione, ma lo potevi dire. Nel senso, c'erano questi qua, questi ragazzi, hanno messo guaglioni. Sai, ormai sono in Lombardia, molti mi dicono che ho perso anche il mio L'accento. accento. Io tengo moltissimo la mia città e esce fuori la mia napoletanità nel momento in cui mi arrabbio o nel momento in cui sono nel rettangolo di gioco, dove mi sento anch'io a casa mia, in qualsiasi parte del territorio, in qualsiasi parte del mondo io mi trovo. Quando sei... Quindi Quindi praticamente avendoci detto questo, ci stai dicendo che il campo di tennis è la tua casa, praticamente. sì, posso dirti che passo più ore nel rettangolo che nel soggiorno di casa. Anzi, questi giorni sono stato veramente bravo. Sarà contenta la moglie che è in diretta, vediamo se c'è ancora. Sì, Elisa, sei contenta che il campo da No. tennis... Spera che riapra al più presto il tennis, così almeno si alleggerisce anche lei un po'. La pressione che è in casa, altro che la pressione che è in campo. Senti, mi dicevi anche mi sono segnato, hai ridotto l'attività internazionale e ti sei dedicato alla nazionale per un problema economico che l'abbiamo ascoltato parecchie volte nelle interviste precedenti anche con giocatori importanti del passato. E poi hai detto anche un'altra cosa, ho deciso di continuare a giocare e anche iscrivermi all'ISEF, mentre gli altri si sono dedicati completamente a giocare. Se sì, era una scelta, diciamo, obbligata, e ancora una cosa, qualcuno che giocava con te poi ha fatto strada? Beh, non sono andati molto più lontani di me. Qualcuno sicuramente è andato un po' più avanti perché aveva delle abilità maggiori, magari ha provato un po' di più a spingere. Però alla fine sappiamo tutti che questo sport si svolta nel momento in cui tu arrivi sotto dal 150 al numero 1 del mondo. Rimanere nel limbo dagli 800 ai 1800, 1900 non ti cambia assolutamente niente. Anzi, paradossalmente, quegli anni lì si guadagnava molto di più a giocare in tornei minori che a giocare in tornei internazionali. Non c'erano 10.000, 15.000, 25.000 come adesso. Quando giocavo io in quegli anni lì c'erano tutti satelliti, cioè tu partivi, rimanevi fuori 4 settimane a spese tue, i viaggi non erano low cost come adesso, erano viaggi dovevi cercare sempre dei posti poco carini, tipo la ex Jugoslavia, tipo l'Egitto, ma non Sharm di adesso, ma il Cairo di una volta, dove non sapevi se terminavi il torneo oppure no. Quindi molti hanno deciso comunque di provare questa strada, perché quando si è giovani il sogno c'è sempre di arrivare. Se tu guardi il mio profilo WhatsApp, c'è scritto che la vita mi deve ancora un sogno. Io Ah, ti ci abbiamo credo perso. ancora in quello che c'è scritto sul mio profilo e lo tengo volentieri.
Però molte volte bisogna essere anche realistici e capire in quel momento cosa è importante fare. Ovviamente ho avuto delle persone che mi hanno consigliato bene, sono contento dei miei insegnanti che mi hanno saputo indirizzare al momento giusto. Sì, l'ho visto il profilo WhatsApp ed è vero. Aspetta, che c'è una zanzara che adesso cominciano ad arrivare. È il bello della diretta, scusate. sì, ho letto, dicevo, il tuo profilo WhatsApp e sono d'accordo. Tante volte, parlando dei sogni dei ragazzi, tante volte i genitori cercano di, forse questo è un problema, poi me lo dirai anche tu, non un problema, è un dato oggettivo, cioè nel senso succede che i genitori proiettano i loro sogni che magari non sono stati esauditi dentro i figli, soprattutto a livello di diciamo, carriera tennistica, no? Vorrebbero che facciano quello che loro hanno fatto. I sogni sono dei figli, non dei genitori riversati sui figli. Cosa ne pensi? Se tu magari allenando trovi questo caso. Ci sono delle aspettative molto alte. Ogni genitore molte volte vuole raccogliere per quanto spende. Cosa voglio dire? Questo sport è uno sport che abbiamo visto che ci sono dei grossi investimenti economici da fare e paradossalmente, mentre negli altri sport più sei bravo risparmi, qua più sei bravo più paghi. E quindi i genitori cosa si vogliono gratificare attraverso la prestazione dei propri figli, vogliono gratificare se stessi e vogliono comunque un riscatto di quello che è stato il loro investimento economico. Ma questo non sempre accade, anzi, molte volte basta un attimo, un semplice infortunio, un calo di motivazione per far sì che tutto questo cambi in un attimo. Quindi io ai miei genitori dico sempre di andarci piano, cioè di far sì che il ragazzo faccia un passo alla volta e come se sono rose fioriranno. Sono le cose per l'anno, esatto. Fabio, che è il mio, come lo potrei chiamare? Il suggeritore di domande per eccellenza, perché fa sempre delle belle domande. Mi chiede qual è stato il tuo primo pensiero alla proposta di lavorare in carcere, visto che eri giovane all'epoca. Allora, lo spirito di adattarmi fa parte proprio del mio DNA. Io dico sempre che appartengo a quella fascia di maestri che lavora in trincea. Quindi, nel momento in cui mi si presenterà l'occasione di non lavorare in trincea, ma lavorare in un posto un po' più adagiato, credo che farò molto meglio di quanto sto facendo. Quindi, quando mi è stata fatta la proposta, ho accettato perché in quel momento volevo essere economicamente indipendente, ma indipendente non c'erano queste grosse somme, però mi permettevano in maniera molto orgogliosa di essere autonomo in quel momento. Quindi ho accettato con una gran paura perché non conoscevo niente né di metodologia, né di tecnica, né di tattica. È proprio lì che quando ho incontrato Alberto, non pensavo neanche di fare questo lavoro, sinceramente. E quando ho incontrato Alberto Castellani, che ha una motivazione altissima, tu lo senti ancora adesso, che ha 70 anni, al mattino, che ha una grinta e ti trasmette un'energia, mi dice, guarda che tu devi fare un corso da istruttore. E io dico, vabbè, dimmi quando che incomincio questo percorso di formazione. E lui dice, guarda, settimana prossima ne facciamo uno in campagna. Va bene. Quindi avevo fatto i 2 anni di ISEF con i vari tirocini. Giocavo bene a tennis perché giochiamo bene a tennis, facevo le mie lezioncine al tennis. Allora c'era la lira, quindi per guadagnare quelle 5-6 mila lire che mi permettevano di andare avanti durante la giornata.
e faccio anche questo corso di formazione. Inizio e faccio questo corso di istruttore di primo livello della WISP. Dopodiché mi viene fatta la proposta di andare con lui a Perugia, lo seguo per un po', vado lì a Perugia, faccio il percorso. Ho imparato tantissimo perché noi guardiamo Castellani solo come un grande coach internazionale. Lui è stato il primo che ha fatto la scuola tennis come una vera scuola tennis. C'erano 250-300 bambini. Adesso siamo ritornati a questi numeri. Abbiamo avuto un lasso di tempo di 10 anni dove le scuole tennis non toccavano 50 bambini. E mi ricordo, questo mi diverte perché lui faceva portare. Quindi 20 anni fa, a ogni bambino un cadeau, quindi una saponetta, un dentifricio, uno spazzolino, un pezzo di cioccolata, 10 caramelle, e le metteva all'interno di un sacco di juta come Babbo Natale. Alla fine di ogni lezione, di ogni gioco, il bambino pescava all'interno di questo sacco un cadeau. Quindi andava sempre a casa molto contento, perché anche alla fine della fiera, anche se non aveva vinto nessuna americana, se non aveva vinto nessuna ITT, se non aveva vinto nessun gioco, aveva portato a casa qualcosa. Questo 20 anni fa era vincente. Adesso le nostre scuole di tennis a volte sembrano molto fredde. I bambini vengono, giocano 50 minuti, quel poco che giocano, perché molte volte si distraggono, e poi vanno a casa e riprendono a giocare col joystick a casa e davanti alla PlayStation. Invece prima si rimaneva molto più tempo all'interno delle nostre strutture, anche a non fare niente, però anche il non fare niente arricchiva quel momento Si di viveva tennis. di più in circolo, intendi? Sì, condivido tutto quello che ha detto su Alberto. Anche per me è stata una guida formativa quando mi ha detto seguimi in Messico con me, facciamo la preparazione dei giocatori professionisti e io sono andato. Ma guarda, ti faccio vedere, adesso dovresti vedere perché condivido lo schermo. Una immagine non di 192 anni fa, ma dell'altra estate a Umago, la ATP 250. Alberto seguiva Berkic e Pavic che giocavano il doppio e mi sembra che lì sono arrivati in semifinale o ai quarti di finale. E io sono andato con lui, ero lì in campo mentre si allenavano e li seguivo anch'io e lui alla fine, cioè per farvi capire, questo è Alberto Castellani. Sì, il primo a entrare in campo è Prima di l'ultimo. entrare in campo e l'ultimo passava addirittura la pezza che c'erano gli addetti per tirare i campi, ma no, lui voleva lasciarlo come l'aveva trovato e si è messo a tirare il campo. Questo l'altra estate, ricordo. Quindi una persona incredibile. Ma questo fa parte dei big, però, eh. Ti racconto un aneddoto. A maggio è stato qui da me, è stato qui in Lombardia, Nick Bolettieri. Quando sono andato a prenderlo in hotel e l'abbiamo chiamato alla reception, lui non era in camera, era a prendere il sole in un campo in disuso dell'hotel, cioè, nonostante fosse un hotel pluristellato, lui prendeva il sole in un campo da tennis in disuso. Che lui ed è per questo forse che ha quel colore cioccolata 365 giorni all'anno, cioè un colore incredibile. Fabio ti chiede, e dopo passiamo avanti anche con la tua storia, e poi ci parli anche un po' di come sei arrivato all'Endas e come lavora l'Endas soprattutto. Fabio ti chiede, ma adesso che c'è. Cioè, hai fatto quell'esperienza nel carcere minorile. Hai mai pensato di portarlo anche nelle carceri per adulti? Magari anche in tempi più recenti, o diventa più difficile adesso? No, dopo quel percorso lì abbiamo spianato un'autostrada perché è stato fatto nel carcere di Poggioreale, che è il carcere della maggiore età per quanto riguarda Napoli, ma successivamente gli enti di promozione, proprio la WISP, ma così anche tutti gli altri enti, sono entrati in maniera nelle carceri, ci sono da sempre, sono loro che fanno attività sportiva per tutta questa fascia
disagiata. Quindi adesso c'è in tutte le carceri italiane c'è un operatore sportivo che non fa solo il tennis, ma fa il tennis, fa la pallavolo, fa la pallacanestro. Quindi ormai sono anni che gli enti di promozione sportiva si sono specializzati in quel settore, che è il settore proprio del disagio e del recupero sociale attraverso lo sport. Qui è una figura, questa dell'operatore sportivo all'interno delle carceri, che fa praticamente è coperta dagli enti di promozione sportiva, giusto? Sì. Ok, dopo che hai fatto questa esperienza con Castellani a Perugia, come è andata avanti la tua storia? E arriviamo all'ente di promozione sportiva e andiamo a parlare un po' come funziona, come si struttura, come divulga e soprattutto. E il valore sociale che ha, perché non so se sei d'accordo con te, con me, adesso quando finirà questa situazione, che magari qualche famiglia o più di qualche famiglia non avrà le disponibilità economiche di prima, perché se andiamo avanti così, sarà un po' duretta, l'ente di promozione sportiva avrà un ruolo fondamentale. Io dico non solo per il tennis, parlo proprio a livello di promozione della cultura dello sport. Allora, io vado velocemente. Vabbè, finisco questa esperienza con l'ente di promozione, ovviamente faccio tutta la formazione per quanto riguarda la federazione, che è la mia federazione di appartenenza, quella della FIT. Quindi faccio il corso di maestro nazionale, che all'epoca era federale, durava un anno, partivi a ottobre e terminavi a ottobre dell'anno dopo, un corso che durava 12 mesi, quindi facevi un anno il militare e l'anno dopo facevi la scuola nazionale maestri. Io l'ho iniziata molto presto, l'ho fatta a 22 anni, quindi sono subito diventato maestro federale. Dopodiché poi ho fatto tutti gli altri corsi di formazione fino a diventare PF2 2 anni fa e tecnico nazionale sempre 2 anni fa nel 2017. Poi ti aspetti, poi finito, ho fatto l'ISEF, ho fatto la laurea in scienze motorie, ho fatto un master in management dello sport, siccome credo moltissimo nella formazione e ne faccio tuttora un, secondo me, un punto di forza del tennis che rappresento, ho fatto la laurea in management dello sport. Mi aspettavo grosse cose dopo la laurea in management dello sport, mi aspettavo grosse cose dopo il corso di tecnico nazionale. Non sono stato però lì ad aspettare la telefonata che mi dicesse: sai, mi farebbe piacere per te darti questo incarico. Allora, come sempre, mi metto in internet e mi metto a cercare, a curiosare. Entro nella pagina dell'ENAS. Se tu entri anche adesso, sulla destra c'è una finestra dove c'è scritto "Lavora con noi". Gli mando, ormai sono molto diretto quando mando email e curriculum. Mando il curriculum e scrivo tre parole che possono essere, secondo me, dirette, senza fare troppi giri di parole, perché non faccio molta fatica a fare i giri di parole. Quindi, se a un certo punto sulla destra c'è, vedi, come vedi, c'è scritto "Lavora con noi". Benissimo, che l'hai messo sullo schermo. Entro lì, mando il mio curriculum e io dico: io sono l'uomo che può essere giusto per voi, perché so di che cosa i maestri di tennis hanno bisogno. Mi convoca a Roma il vicepresidente nazionale Gianluca Esposito e avevo avuto altre due richieste da parte di altri due enti di promozione come responsabile nazionale. Scelgo per primo l'ENDAS e mi fermo all'ENDAS perché entro nella stanza il vicepresidente e lui mi fa vedere una serie di curriculum e mi dice: questo è il tuo, abbiamo scelto te perché tu hai detto che tu sai quello che i maestri hanno bisogno. Sì, siccome lavoro in campo 360 giorni all'anno e 12 ore al giorno, penso di sapere quello che serve ai miei colleghi in tutto il territorio nazionale, con le loro esigenze, con le loro problematicità. E lui mi dice, mi ha fatto riflettere molto perché è stato molto diretto. Mi ha detto: va bene, io te lo do questo incarico, ma se tu produci, rimani. Se tu non produci, sei fuori.
E mi è piaciuta molto questa cosa, perché ormai non si sente mai dire una cosa del genere, no? Tutti, una volta che hanno preso si sono trovati il loro piccolo spazio, il loro piccolo ruolo, cercano di mantenerlo senza che nessuno possa intaccare la loro posizione. Invece, io che credo molto nella meritocrazia, credo che quella frase abbia fatto scatenare in me. Ma ancora più motivazione nell'andare avanti. E allora ho detto: va bene, accetto questa sfida. Nel caso non facessi bene, fai benissimo a eliminarmi dai quadri come tecnico nazionale dell'ENDAS. Cosa fa l'ENDAS? L'ENDAS, lo dice la parola stessa, è un ente nazionale di promozione sportiva. Promozione, la parola dice promozione, quindi promuovere quella che è l'attività sportiva, ma non solo per quanto riguarda il tennis, ma per quello che riguarda tutte le attività sportive, quindi la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, il calcio, tutti gli sport che fanno parte dei quadri del CONI. All'ente di promozione spetta proprio di allargare, divulgare quanto più la base motoria, la base sportiva, quella che è il tessuto sociale per cui l'Italia dal 1946, dopo la guerra, ha cercato di costruire il proprio tessuto sociale. E è proprio per questo che noi ci troveremo tra la fine di questa pandemia a capire quali sono le strategie giuste per risollevarci da questo periodo dove la gente, abbiamo visto che si è fatta multare per fare 10 minuti di running, si è fatta multare per fare 10 minuti di bracciate nel Tevere o al lago di Lecco. Come è strutturata l'ENDAS? L'ENDAS è strutturata con un comitato provinciale, un comitato regionale e un comitato nazionale. Cosa ha fatto in questi anni? Sicuramente la prima cosa molto di impatto che ha fatto negli ultimi anni è dare un'affiliazione gratuita per il primo anno. Voi come veicolo pubblicitario, voi come fidelizzazione da parte delle associazioni sportive o delle società sportive dilettantistiche, è stata vincente perché tu senza avere nessun costo ti avvicini a un ente di promozione sportiva che non si occupa solo di sport, ma si occupa di spettacolo, si occupa di protezione civile, si occupa di servizio civile che viene dato agli utenti, viene dato agli operatori all'interno delle due società sportive. E poi ti dà la possibilità di scegliere tu quale tessera assicurativa fare ai tuoi utenti. Quindi abbiamo una tessera base, una tessera silver e una tessera top. In base a quanto tu pensi che debba investire la tua associazione sportiva per tutelare la salvaguardia del tuo utente, decidi tu come tesserarli. E è importante anche la polizza che hanno fatto per quanto riguarda i tecnici, i presidenti e i dirigenti dei club, perché sono il presidente è quello che in prima persona è quello che se succede qualcosa ci rimette di brutto, quindi va tutelato al 360 gradi, perché molte volte è una persona che di sport non lavora di sport, non si occupa di sport, viene eletta perché ha più tempo libero per poter seguire l'associazione sportiva e quindi va tutelata. E poi c'è bisogno di tutelare il tecnico che va incontro a infortuni e può procurare infortuni agli altri, e quindi la polizza va fatta in maniera molto ma molto accurata. Inoltre, in questo periodo di stop, basti pensare che l'ENDAS ha allungato le polizze e le coperture assicurative, cioè tutti i suoi tesserati che facevano attività all'interno delle mura domestiche erano coperte da assicurazione in caso di infortunio. Questo è un valore aggiunto, non è scontato, però è un qualcosa in più che si è voluto dare. E quando il presidente Paolo Serapia, quando c'è stato il momento in cui tutte le strutture sono state chiuse perché per un
per un'indicazione ministeriale, ha subito scritto a Spadafora, chiedendo non solo quindi sospendere gli affitti per le associazioni sportive e per le società sportive, non solo di tutelare gli utenti per il recupero delle quote già versate alle associazioni e quindi per le detrazioni fiscali, ma soprattutto ha fatto una lettera dove tutelava al 100% tutti gli insegnanti che in questo momento non stanno percependo nessun tipo di reddito perché si è stato riconosciuto solo un bonus da 600 euro per quelli che percepiscono sotto i 10.000 euro, ma molti professionisti, molti che lavorano nello sport sono professionisti e quindi lavorano superando questa soglia dei 10.000 euro. E lui ha chiesto un contributo a Spadafora non di 600 ma di 1000. È ovvio che bisogna attenersi alle indicazioni ministeriali. Ha fatto un altro incontro l'altro giorno per cercare di andare sempre di più verso le indicazioni ministeriali, ma anche verso la riapertura per far sì che tutto questo movimento sportivo non si fermi. In Italia sono 20 milioni gli utenti che fanno sport, 12.000 appartengono agli enti di promozione sportiva, quindi un numero cospicuo. Dimmi, dimmi. Sì, dico un numero importante. E nel mentre parlavi, io come sempre mi annoto delle cose. E, hai detto no, l'ente di promozione lavora per allargare, divulgare, hai detto, la base motoria. Siccome tu insegni anche nelle scuole, giusto? Sì, io insegno una Ok, dici. scuola media in questo Ecco, esatto. Secondo te, quindi gli enti di promozione potrebbero andare a colmare quei gap che forse le scuole adesso hanno rispetto alla formazione fisica? Cioè, una volta si faceva molto di più educazione fisica, soprattutto diciamo alle elementari, adesso viene demandato magari alla maestra di matematica e si è perso un po' questo valore dell'educazione fisica. Cioè, cosa ne pensi? Dimmi la tua, io ho una mia idea, ma dimmi la tua. Io sono alle medie, sono proprio in un momento di transizione dell'alunno. Credo che sia giusto che noi operatori sportivi, quindi insegnanti di educazione fisica, maestri di tennis, insegnanti, istruttori di basket, pallavolo, facciano il loro ingresso all'interno della scuola elementare, dove lì trovano terreno fertile. Dove ci sono, c'è il massimo apprendimento delle capacità coordinative, dove un bambino recepisce come una spugna e non può farlo l'insegnante di matematica, niente, senza di nulla togliere l'insegnante di matematica, ma perché le sue competenze sono altre. Lasciamo le competenze sportive agli operatori del settore. Facciamo sì che il CONI, gli enti di promozione sportiva e le federazioni facciano il loro lavoro all'interno della scuola, perché è da lì che possiamo reperire materiale idoneo e materiale che poi possa essere utile allo Stato italiano per le prossime Olimpiadi. Non dico di Tokyo, ma quelle tra 5 anni, almeno qualcuno in medaglia dobbiamo portarlo. Giusta la polemica della Pellegrini sul non solo il calcio, ma anche le altre attività sportive come il nuoto e come l'equitazione, come il golf. Ognuno deve dire la sua all'interno di questo spazio sportivo italiano. Certo, sono pienamente d'accordo, perché poi che rischi di creare dei precedenti è una confusione totale, perché poi dice, ma già oggi ascoltavo di allentare un po' diciamo, le restrizioni del decreto legge, dei vari decreti legge in base alle regioni. Uno ha detto sì, allora qua posso farlo, poi no, poi cosa bisogna mettere l'esercito sui confini della regione? Cioè, è un casino, cioè io sinceramente non vorrei essere in questo momento in chi deve prendere delle grosse decisioni, perché sono veramente, veramente difficili. E anche per lo sport, perché sto leggendo anche in tanti gruppi di maestri di tennis o anche di appassionati, riapriamo il tennis, siamo distanti, ok, riapri il tennis e allora devi riaprire anche il ping pong, anche il tavolo di ping pong è più lungo, devi riaprire.
non so, di equitazione, sei sul cavallo da solo, quindi cosa, devi fare una tabella di tutti gli sport, chi sì, chi no, e poi spogliatoi, non spogliatoi, le do, c'è un casino, è un casino, Non è facile. non è facile, non è facile. Senti, sempre ritornando agli enti di promozione sportiva, per quanto riguarda il tennis, come lavorano? Cioè, ci sono degli ASD che si affiliano all'ente di promozione sportiva o ci sono anche delle strutture comunali che magari sono date in dote all'Endas? E poi dopo che rispondi a questo ti chiederò, passeremo un po' anche al fattore formazione di un ente di promozione sportiva. Allora, ci sono tante strutture sul territorio italiano che vengono già date agli enti di promozione. Gli enti di promozione sportiva poi devono affidarle a delle loro ASSD o SSD di riferimento. Un'associazione sportiva può tranquillamente, in autonomia, affiliarsi non solo alla federazione di riferimento, ma a tutti gli enti di promozione sportiva che vuole. Tra l'altro, tra l'Endas e la FIT c'è un protocollo d'intesa firmato da due presidenti, quindi di comune accordo, dove all'Endas spettano alcune competenze e alla federazione spettano le rimanenti. All'interno dell'Endas anche noi facciamo formazione per quanto riguarda il dipartimento tennis. Abbiamo anche qui quattro livelli: un primo livello dove un aiuto istruttore, poi diventa istruttore nazionale, maestro e tecnico nazionale all'interno dei quadri Endas. Quando abbiamo fatto uno screening per la formazione, per cercare quali erano le necessità che l'istruttore chiedeva all'interno di un corso di formazione, abbiamo pensato a quello che volevamo noi da un corso di formazione. Quindi all'interno di un corso di primo livello tu troverai un'area medica, un'area fiscale, un'area legale, un'area tecnico-tattica, un'area H, cioè un'area handicap, perché all'interno delle nostre strutture arrivano non solo bambini su sedia a rotelle, ma arrivano anche bambini con disabilità mentale, quindi con Down oppure con moltissimi autistici, e l'insegnante deve sapere approcciarsi in tutti i modi. Quindi abbiamo quattro livelli anche noi. Abbiamo fatto in questi 2 anni di lavoro, perché quando siamo partiti c'era poco e niente dell'Endas, perché questa nuova guardia ha cercato di far pulizia, perché molti, ecco, erano radicati a quei posti agguaragnati 20 anni fa. I nuovi hanno cercato di ripulire, quindi si è ripartiti da zero. 2 anni fa abbiamo fatto un circuito per mai classificati, per quanto riguarda la categoria over, dove chi ha vinto un biglietto per 2 persone all'ATP Finals di Londra per la finale. Invece, per quanto riguarda la categoria under 11, 13, 15, abbiamo mandato il vincitore del master finale per l'under 13 all'Accademia di Brughera, perché era quella più economica, perché le altre avevano dei costi molto. Ha fatto una settimana di stage all'Accademia di Brughera, perché pensavamo che quello fosse un premio ambito da parte di un ragazzino che vinceva un master per amatori, perché al circuito Endas non partecipano giocatori agonisti. Non partecipano giocatori che abbiano classifica federale, perché quello è la classifica federale, spetta alla Federazione Italiana Tennis. A noi Certo, spetta quello che è amatore. sì, aspetta l'amatore perché ce ne sono tanti, ne ho esempio anch'io, che magari non hanno interesse magari a farsi la tessera della federazione perché dicono no, ma il livello è troppo alto, perché magari comunque si sentono agonisti facendo la tessera della federazione e quindi preferiscono fare magari dei tornei che siano più a livello, diciamo, base, però sempre farsi la partita a livello dei tornei. E qua che secondo me l'ente di promozione sportiva deve lavorare, perché ce ne sono di persone che vogliono fare il torneo ma a un livello, diciamo, amichevole, dai, ecco, no? Magari Ma quando va ti bene lo fai stesso. sì, quando ti fai la tessera federativa comunque scatta il criterio dei punteggi e quindi hai la storia della classifica. Invece il torneo dell'ente di promozione sportiva nasce e, tra virgolette, muore nel torneo, e quindi non hai questa cosa di essere
inquadrato, no? Certo è che dopo invece chi ce ne sono tanti che magari cominciano con degli enti di promozione sportiva e poi dicono dai, mi faccio anche la tessera della federazione, voglio vedere anche come sono in altri, magari un livello un pelo più alto e se la fanno, quindi va benissimo. È proprio questo anche l'obiettivo degli Il enti di promozione passaggio. sportiva. Sì, di fare il passaggio. Senti, però una cosa ti chiedo, che è una mia sensazione, ma più che mia anche di quello che sento. Nel frattempo rispondo ad Andrea Bernardini che mi chiede, ma Lenda, sei stata riconosciuta dalla FIT? Sì. Sì, no? Nel senso i corsi sono C'è un parificati. protocollo d'intesa. C'è un protocollo d'intesa. Alla fine del corso di formazione che gli istruttori fanno da noi, fanno 12 appuntamenti con un tecnico nazionale della regione di appartenenza, quindi nelle vicinanze del club dove l'istruttore già opera in una struttura ENAS. Dopodiché fa il passaggio con la FIT. Dopo un esame, durante un corso di aggiornamento della federazione, dove riconosce anche la qualifica di istruttore di primo livello FIT. E adesso ti faccio dopo quello che ti volevo chiedere io, aspetta, me lo segno perché te lo chiedo dopo perché adesso c'è una domanda di Marcello che non diciamo scomoda, però è interessante perché questo te lo chiedo anch'io. Ti chiede per i partecipanti di corsi di formazione in termini percentuali, quanti lo fanno per l'ottenimento del puro certificato e quanti invece sono davvero interessati all'accrescimento professionale e il pungiglione che ti metto io è quanti vengono per fare il tecnico ENAS o solamente per poi fare il passaggio alla FIT? È una bella domanda questa, volevo che me la facessi, mi aspettavo che arrivasse una domanda del genere. Allora, ci sono in Italia, io parlo per tutti, ci sono 7 corsi di formazione che fa la FIT, quindi che forma 60 istruttori in un anno, pari a 420 istruttori di primo livello. Poi ci siamo noi e ci sono gli altri 14 di promozione sportiva. Facciamo che ognuno di noi ne fa 20, sono altri 200 e passa istruttori. Quindi in un anno vengono formati sul territorio nazionale 600 o più istruttori di primo livello. Perché c'è stata una richiesta così alta di istruttori di primo livello? Perché a un certo punto chi sapeva giocare a tennis ha detto: sai che c'è di nuovo? In Italia il lavoro manca, io faccio un lavoretto al mattino e nulla mi vieta di entrare in campo al pomeriggio e fare il primo livello e quindi aiutare il maestro col mini tennis. Oppure io gestisco due campetti da giugno a settembre in un villaggio a Jesolo e voi faccio il corso istruttore così mi faccio le mie lezioncine e i miei corsi. Secondo me, su quegli 800 o 700 istruttori, neanche il 10% è così motivato a fare questo lavoro. È proprio per questo che in questo momento noi ci troviamo in questa difficoltà, perché prima, negli anni 80, le strutture erano soddisfacenti e quindi facevano in modo che tutti riuscissero a lavorare. Adesso l'offerta da parte cioè il numero di istruttori è aumentato notevolmente. Le risorse economiche si sono abbassate. È ovvio che un tennis club piccolo con poche disponibilità economiche investe di più su un istruttore che gli costa, tra virgolette, meno che un maestro nazionale che gli costa di più. Quindi per me la motivazione è molto bassa. Parliamo di percentuali, motivazione è molto bassa perché è come dici tu, no? Nel senso tu ti fai il corso, ma poi sta nella persona ad andare avanti con gli studi, nel senso non basta un corso per dire ok, sono maestro, ce ne sono altri mille da guardare, libri da leggere, hai una marea di cose da fare. Non mi ricordo in che gruppo Facebook
discutevo, insomma, chiacchieravo con un maestro e ho detto: non è che il medico fa la laurea e poi ha finito di studiare per tutta la vita. No, perché le cose evolvono e vengono fuori mille cose nuove, quindi deve aggiornarsi e studiare in continuazione, io direi, no? Proprio vivere la passione di questo mestiere. E hai ragione quello che hai detto. Poi ti chiederò anche alla fine un'altra cosa. Marcello ti chiede di che nei corsi che fai tu, che poi vengono parificati, no? Quindi i corsi, diciamo, base, no? Quelli che hai detto che sono, come, sì, il corso, diciamo, base. Qual è l'età media dei partecipanti? Ci sono piuttosto giovani o ci sono anche gente adulta? Ma la fascia d'età è diversa, ecco, perché, anche perché si avvicinano anche con motivazioni diverse, dai 18 fino ai 70. Ma l'idea nasce dal fatto che, perché dai 18 fino ai 70? Quello che ti dicevo prima, molti vanno in pensione a 65 e dicono: vabbè, ma io faccio un corsetto di formazione, così 5 anni mi tengo impegnato ancora in campo. I giovani che pensano di guadagnare qualche soldino col tennis fanno un corso di formazione, ma poi al colloquio di lavoro la prima cosa che ti chiedono non è quanto mi fai giocare o quanto mi fai insegnare o quanto mi insegni, è quanto mi dai allora. Avevo postato in Facebook l'anno scorso, ho fatto un 20-30 colloqui di lavoro perché mi servivano un po' istruttori di primo livello. Quando si sedevano a parlare con me, la prima domanda era: quanto mi dai allora? Cioè, quanto guadagno? Io credo che il lavoro sia sacro e quindi il rimborso sia per forza un fattore importante, ma non deve essere l'unico. Cioè, tu prima mi dimostri quello che sai fare e io poi sicuramente partiamo da una base, però prima dimostrami quello che sai fare. Adesso ti chiedono prima quanto percepiscono e poi quello che sanno fare. Sì, ma credo non solo nel campo del tennis, in parecchi campi c'è prima questa richiesta, no? Prima ti chiedono, ma quanto guadagnerò? Ma le competenze, cioè, quali sono le competenze? Questa è, cosa hai fatto prima? È vero quello che hai detto a te. Senti, leggendo anche in questi giorni un po' in giro, sempre sui vari social, c'è questa. È nato questo movimento, ma insomma è una storia di cui si sta parlando già da tempo, di creare un'associazione che renda, diciamo, tra virgolette, non giustizia, ma che renda, io direi, omaggio alla figura del maestro, visto come proprio figura sociale, per il valore sociale che ha, perché comunque un maestro ti porta a, se sei diciamo da zero, ad apprendere delle competenze nuove, perché comunque giocare a tennis è una competenza e soprattutto uno schema motorio complesso, quindi cioè, sai fare qualcosa in più. E poi comunque anche a livello sociale, no? Perché si parlava anche nelle altre puntate che magari in una giornata tu ti trasformi 4-5 volte, perché prima sei con i bambini, poi sei con i ragazzi, poi sei con gli adulti, poi sei con le casalinghe. E quindi hai da cambiare, diciamo, maschera, tra virgolette, più di qualche volta. Tu come la vedi il fatto di creare magari un qualcosa che sia al di sopra di federazione ed enti di promozione sportive, ma che secondo me deve parlare con tutti questi, quindi sia con la federazione, con gli enti di promozione sportiva, per trovare un accordo che metta, diciamo, d'accordo tutti assieme? È utopia riuscire a fare questa cosa, o secondo te vedi uno spiraglio che si possa fare questa cosa? Io anch'io leggo sui social tutte queste attività che stanno facendo ed è dignitoso dare un riconoscimento al maestro di tennis, ma anche alle altre figure sportive. Non sarà facile, mettere insieme tante teste non è mai facile.
Sono preoccupato per i maestri che hanno già 60 e passa anni. Cosa faranno nei prossimi anni? Quando arriveranno a 65, arriveranno al minimo, scenderanno in campo. Cioè, sono preoccupato, ma non solo per il tennis, anche per le altre attività sportive. È normale che il giovane subentra sempre a quello meno diversamente giovane. Il problema è un altro. Negli anni addietro cosa è stato fatto? Adesso ce ne rendiamo conto di questo problema perché il problema è reale, perché lo vediamo, lo viviamo tutti i giorni, perché i maestri non riescono a portare a casa neanche questi 100 euro promessi in questi giorni, perché ci sono diverse problematiche sul sito, ci sono diverse problematiche anche di organizzative, che non è facile accontentare tutti. Io credo che non sarà facile mettere insieme tutti, sia gli enti di promozione sportiva che le federazioni. Me lo auguro per tutti questi movimenti che stanno nascendo. Sì, sono d'accordo, nel senso che sicuramente è difficile perché ci sono mille teste, sappiamo che ognuno ha dei pensieri diversi che certe volte cioè, si trovano d'accordo, però non è assolutamente semplice. Certo è che secondo me, come hai detto tu, anche un istruttore di nuoto, un istruttore di judo, di karate, secondo me c'è questa figura degli istruttori sportivi che sono visti come il collaboratore sportivo, ma la funzione sociale è altissima, cioè secondo me deve, cioè, bisogna in qualche maniera riuscire a, perché come hai detto tu, non è che a 70 anni sarai alle 3 di pomeriggio sotto il sole a 35 gradi a lanciare palle, no, non le puoi fare, bisogna pensare a qualcosa, ma non solo come hai detto tu nel nostro sport, ma anche negli altri sport, no? Perché già i contratti di collaborazione, già il nome ti fa capire che sembra tipo una cosa che fai così, ma ci sono tanti professionisti che lo fanno da proprio come mestiere che ci credono, quindi è giusto trovare il bandolo della matassa, che sicuramente è molto difficile da districare. Senti Luca, io ti faccio le ultime tre domande, visto che stiamo andando verso l'ora di cena, anche perché tu hai fatto comunque, lavori nelle scuole, sei andato nelle carceri, hai fatto tutti i percorsi. Quindi la domanda che ti faccio è, anzi te ne faccio due. La prima è tre caratteristiche che deve avere un buon maestro, secondo te. Non dico ottimo, buon maestro. Devo mentire o devo dirti la verità? No, devi dire la verità, assolutamente. Sicuramente, allora, io metterei empatia al primo posto, motivazione al secondo posto e altruismo al terzo posto. Queste sono le tre caratteristiche che deve avere un maestro. E ti ho risposto in maniera sincera. Molte volte non vorrei risponderti così. Ascolta, allora rispondimi anche in una maniera non sincera, così facciamo il paragone. Allora, non sincero dovrebbe essere falso, falso e cortese, come si suol dire, egoista e egocentrico. Egoista, falso cortese mi piace, nel senso è un paradosso pazzesco, egocentrico. Sì, si parlava proprio con Claudio Pistolesi di questa cosa qua, che ha detto attenzione che il proprio orticello è morto e probabilmente morirà adesso con questa storia qua, se andiamo avanti così, metti che torna di nuovo un'altra ondata, bisognerà cominciare ad aprire. Il mio amico Walter ha detto attenzione alla parola circolo, circolo è un cerchio chiuso dove non si può entrare, bisogna cominciare ad aprirsi un po', perché se no altrimenti, anzi ce lo stiamo accorgendo adesso, quanto è restrittivo rimanere nel proprio circolo, e in questo caso il proprio circolo è la propria abitazione. Guarda, che comunque sentivo anche l'altro giorno, i maestri di tennis poi sono molto gelosi del proprio orticello. Sentivo anche nelle interviste che hai fatto le altre sere, anche Tiziano Di Tommaso, giusto? Non so se sbaglio il nome, Sì.
che si lamentava proprio di questo, cioè nel momento in cui tu fai qualcosa in più, non sei ben visto, ma c'è quasi paura che tu possa intaccare l'orticello di un altro. Invece, secondo me, in questo momento bisogna cercare di essere un attimino più predisposti anche agli altri ad aprire queste barriere che si creano, specialmente nel nostro sport, che sono molto radicate. Sì, questo lo porto anche, questo concetto qua che hai detto tu è vero e lo porto anche nella vita di tutti i giorni. In che senso? Secondo me è un problema, cioè non so se è un problema, ma un modus operandi troppo spesso visto nella nostra nazione. Nel senso, parlo anche di attività commerciali che magari sono vicine, come che potrebbero essere due circoli di tennis, ma anche altri sport. E vedere che il proprio vicino fa qualcosa di nuovo o magari di migliore, il concetto qual è? Cerco di, cioè, questi sono due livelli. Il mio vicino si alza di livello perché fa qualcosa di più bello, si migliora. Io che sono qua, cosa cerco di fare? Cerco di tirarlo giù con qualche escamotage, piuttosto di dire, cacchio, ho fatto questo, aspetta che salgo io di livello. E questo qua porterebbe ad aumentare il valore del nostro paese. Invece noi cosa facciamo? Cerchiamo di tirarci giù l'uno con l'altro, andiamo sempre giù. Non so se sei d'accordo. Questo fa parte della nostra mentalità, questo è più facile screditare quello che fa il tuo vicino che valorizzare quello che fa, oppure metterti in discussione e darti proprio il là per poter cercare di superarlo addirittura, neanche di essere uguale, ma cercare di fare un tantino in più. Questo negli Stati Uniti non succede, nelle altre parti del mondo non succede, lavorano tutti, oppure fanno fatica tutti, però lo fanno. Sarà il nostro sport che è uno sport individuale che ci porta a questo? Non lo so, però dobbiamo cambiare, secondo me, per il futuro il modo di lavorare, se vogliamo sopravvivere, non vivere, sopravvivere. Sono d'accordo con te, difatti Giampaolo chiude proprio, io direi chiude con scritto, bisogna passare ad un altro livello, io questo livello lo direi, lo metterei fra virgolette, cioè bisogna elevarsi, perché se no altrimenti rischiamo veramente di rimanere fermi e soprattutto dopo questo periodo, nel senso io all'inizio ti ho detto delle grigliate di Netflix, vedo ancora troppe persone che pensano che da un giorno all'altro si esce ed è tutto uguale a prima, non sarà uguale a prima. Non so se parlavo con te, ma questa cosa qui che è successa è come uno tsunami ed è successa in mezzo al mare e l'onda arriva dopo tot tempo. Quindi quest'onda arriverà e quindi dovremo essere pronti. Allora, Luca, io ti ringrazio per essere Grazie a stato con noi, te, Enrico. aversi parlato un po' dell'ente di promozione sportivo dell'Endas. Domani io ho un ospite, tra l'altro vi metto subito in chat il link, così ce l'avete, anche perché ve l'ho già detto ieri, mi sembra, ma voglio diminuire il numero di mail che vi arrivano. Perché sono sicuro che me ne arrivano già tante e quindi voglio diminuirle. Questa settimana no, vi arriveranno ancora una ogni giorno, quindi venerdì, sabato, domenica. Domani abbiamo Roberto Dell'Olivo che è un fotografo del tennis, uno che fotografa i grandi campioni, gira per tutti i tornei e avremo degli aneddoti suoi e ci parlerà un po' come lavora un fotografo, anche perché hanno un occhio, una posizione privilegiata in campo perché sono attaccati ai giocatori. Sabato invece avremo Vincenzo Santopadre che è l'allenatore di Matteo Berrettini, ma anche grande giocatore del passato, e domenica avremo Alessandro Mastoluca che, a dire il vero, l'avevo già intervistato alla prima puntata, la primissima, ma non ero riuscito a registrare quelle puntate, siccome ho promesso a tutti gli intervistati che registro le interviste e le metto sul canale YouTube, mi sembrava giusto rifarla per dargli la possibilità anche lui di rivedersi e di avere la puntata registrata. E detto questo, la domanda che ti faccio, Luca, è che domanda faresti domani a Roberto, lui che fa foto ai giocatori di tennis? Allora, io gli farei. Io, se fossi lui, porterei le foto non del campo, quelle dietro, quelle nello spogliatoio, quelle del riscaldamento, quelle della parte
riscaldamento anche in campo, ma non quelle del match, perché secondo me quelle dietro le quinte ci daranno più soddisfazioni. Guarda, io ti mostro e la condivido con voi in anteprima una che mi ha girato ieri, che è bellissima, e ve la metto qui così la vedete. Aspetta, così la vedi anche tu. Oh, là. Eccola. Guarda, vedi, c'è Roger e lui dietro che lo fotografa. Quindi Questa è una domani il nostro palestra. ospite, non Roger purtroppo, ma ci accontentiamo del fotografo che comunque è una grande persona, simpaticissimo. Ok, allora Luca, ti ringrazio ancora infinitamente per la tua presenza, è stata una bella chiacchierata di un'oretta abbondante e noi ci sentiamo prossimamente. E mentre con i nostri spettatori, no, spettatori, tra l'altro c'erano due personaggi anche. Ah, sì, aspetta, perché tu seguivi anche dei ragazzi cubani, no? Mi dicevi. Sì, io seguo due. Raccontami un attimo questa cosa qui, com'è nata, cosa stai facendo con loro, poi ci salutiamo. Allora, questi due ragazzini sono adesso under 18, sono arrivati questo Natale. È una bella scommessa. Loro lì sono il numero uno e il numero due under 16 di Cuba. Sono Maturel Yosvani, Maturel Yosmani, sono due gemelli. Caratteristiche tecniche completamente diverse, uno solido da fondo, l'altro un po' più propensivo all'attacco. Li ho iscritti, allora loro nella loro vita hanno fatto massimo 10 partite, tanto allenamento, ma 10 partite, 3 tornei. Adesso, quando giocavamo gennaio e febbraio, avevano giocato più di 40 partite, quindi hanno praticamente vissuto di tennis solo in questi 2 mesi. Hanno preso un punto ETF a Trento, li ho iscritti a un 25 mila dollari. Loro non avevano punti. Io ho approfittato, tra virgolette, del coronavirus. Siamo partiti, siamo andati in firma, siamo entrati sia in singolo che in doppio nelle qualificazioni, cioè nelle qualificazioni in singolo, in doppio, nel Mendrò. La programmazione era tutta questa, di provare a fare delle attività. I ragazzi sono molto motivati, giocano, fanno full time mattina e pomeriggio nel mio tennis, mangiano lì, arrivano presto da Milano in treno, sono umilissimi, danno tantissimi insegnamenti anche ai nostri ragazzi, perché le cose che noi diamo per scontate lì a Cuba non ci sono. E quindi è un valore aggiunto per la mia scuola tennis, è un valore aggiunto per la mia crescita professionale. Loro credono in questo sogno, io credo con loro in questo sogno di portarli nel ranking ATP. E adesso saranno collegati perché Vediamo. Sì, Maturel, come si chiama l'altro? Yosvani e Yosmani hanno un solo cellulare, quindi vedrai una sola connessione. Ah, ok. Parlano italiano o tu parli in inglese con loro? No, io con loro parlo in italiano perché il progetto era proprio quello di formazione, anche di farli iscrivere a un corso serale in italiano, perché dovranno rimanere, spero, qui a lungo e quindi è giusto che imparino la nostra lingua. Loro all'inizio parlavano solo spagnolo, adesso incominciano a parlare in italiano. Sono Parlare. veramente eccezionali, sono due ragazzini umilissimi e come loro a Cuba ce ne sono tanti altri che meritano di avere una possibilità. Ecco, io sto dando a loro quello che io non ho avuto e spero che quel sogno possa essere il mio, ma anche il loro, più il loro che il mio. Bella, questo era uno dei tre punti che ci hai detto prima dell'altruismo ed è proprio una bella cosa questo che hai detto. Io direi di finire così, tipo libro cuore. Scherzo ovviamente. Luca, grazie ancora. Noi ci sentiamo e invece con voi tutti quanti ci vediamo domani ore 18. C'è Roberto dell'Olivo. Ah sì, ecco quello che vi dicevo prima. Domenica sera vi arriverà la mail con tutta la programmazione della prossima settimana, con già dentro tutti i link per registrarsi alle varie puntate. Avremo Danilo Pizzorno, Claudia Giovine, Fabio Ferro di nuovo, perché anche lui non è riuscito a registrare la puntata. Raffaele Tattaranni, Erasmo Palma della WISP, che tu conoscerai, Luca.
Quindi abbiamo dei personaggi importanti, ma mando una mail sola alla domenica, così la vostra casella mail mi ringrazierà. Ok, grazie a tutti, ci vediamo domani, come sempre alle 18 sotto rete. Ciao Luca, buona cena. Ciao Riccardo, anche a te. Ciao, ciao, ciao.